ci aspettano due argomenti, terapia genica e cellulare delle malattie neurodegenerative sostanzialmente, quindi sistema nervoso centrale e l'occhio che non abbiamo fatto ieri, che però si correla abbastanza con il sistema nervoso centrale. L'idea di fare terapia genica e anche possibilmente terapia cellulare, quindi rigenerare tessuto nervoso, nasce ormai diversi decenni fa con la scoperta dei cosiddetti fattori neurotrofici, il cui ruolo fondamentale è emerso nella biologia dello sviluppo, cioè ci si è resi conto che quando il cervello e tutto il sistema nervoso si sviluppa, quello che succede normalmente è che c'è una ipergenerazione di contatti sinaptici, quindi gli assoni e le estremità neuronali sviluppano una arborizzazione eccessiva che poi viene successivamente rimodellata sulla base della risposta che i neuroni in via di sviluppo ricevono dai target che vanno a contattare. Quindi, per esempio, prendendo come modello, che è quello meglio caratterizzato, la giunzione neuromuscolare, queste sono delle colorazioni bellissime in cui si vedono gli assoni colorati in verde che vanno a formare la placca neuromuscolare che contatta la fibra muscolare qua disegnata in blu. Allora, quello che succede è che si generano molte più di questi estremi sinaptici di placche neuromuscolari di quelle che servono. E poi solo quelle che effettivamente contattano un muscolo, quindi raggiungono un target, ricevono dal target un segnale di sopravvivenza e quindi si stabilizzano e persistono. Tutte le altre vengono eliminate per apoptosi. Per cui studiando questo meccanismo durante lo sviluppo è emersa l'idea che in realtà il destino dei neuroni è quello di andare in apoptosi, a meno che non ricevano un segnale che contrasta questo segnale di questa loro tendenza spontanea alla morte cellulare e quindi li fa sopravvivere. Per cui dal momento in cui i neuroni si formano, noi nasciamo con un certo numero di neuroni, questi fanno ipersprouting e poi a mano vanno incontro a una riduzione in numero, quindi vanno incontro ad apoptosi progressiva a meno che non ricevano dei segnali di sopravvivenza. E questi segnali di sopravvivenza sono stati chiamati appunto fattori neurotrofici. E per la maggior parte sono secreti dai target oppure dalle cellule gliali e dalle cellule che attorniano i neuroni nel sistema nervoso centrale. Il prototipo dei fattori neurotrofici è l'NGF, il Nerve Growth Factor, scoperto da Rita Levi Montalcini, e questo appartiene alla prima grande famiglia dei fattori neurotrofici, che sono le neurotrofine, assieme a BDNF, NT3 e NT4. Questi fattori interagiscono con dei recettori che sono chiamati TRIC receptor, che sono esposti sulla membrana delle cellule nervose e, come vedete, sono anche abbastanza promiscui, cioè alcuni di questi interagiscono selettivamente, preferenzialmente con un recettore, ma possono interagire anche con altri. Questi sono recettori tirosinchinasici che dimerizzano e come si è capito il ruolo fondamentale di questi delle neurotrofine nel mantenere la vitalità dei neuroni, generando degli animali knockout, quindi animali che non hanno l'informazione genetica per produrre il rispettivo fattore, si vede chiaramente che tutti questi animali vanno incontro a neurodegenerazione, il sistema nervoso non si sviluppa o se c'è un abbozzo di sviluppo i neuroni muoiono prematuramente. Successivamente sono state scoperte altre famiglie di fattori neurotrofici, quelle che appartengono alla famiglia del GDNF, Glial Derived Neurotrophic Factor, così come la neurturina, l'artemina e la persefina, e vedremo che ognuno di questi tende ad avere anche degli effetti predominanti su certi tipi neuronali, in risposta al fatto che i diversi tipi di neuroni esprimono diversi recettori per i fattori neurotrofici. E poi c'è una terza famiglia
che è quella del CNTF, cioè Ciliary Derived Neurotrophic Factor, o ELIF. Possiamo pensare di usare i fattori neurotrofici, quindi, per contrastare tutte le forme di neurodegenerazione che prevedono una certa forma di atrofia o morte neuronale. Il prototipo di queste malattie, come ben sapete, è la malattia di Alzheimer, che è al primo posto tra le malattie neurodegenerative, colpisce circa il 7% delle persone con più di 65 anni, ma se guardiamo agli ultraottantenni, più o meno la metà è colpita da morbo di Alzheimer. In cosa consiste il morbo di Alzheimer? È un depauperamento dei neuroni della corteccia cerebrale e in particolare il tipo neuronale che è più affetto in questa malattia è la classe dei neuroni colinergici. Il fatto che i neuroni colinergici, principalmente a livello corticale, muoiono fa sì che la corteccia si rinsecchisca, e particolarmente a livello di corteccia frontale e ippocampo, e quindi zone cerebrali che sono coinvolte nella formazione dei nuovi ricordi, e di conseguenza i ventricoli cerebrali sembrano allargati. Quindi questo è patognomonico del morbo di Alzheimer, perché il depauperamento cellulare a livello corticale fa sì che i ventricoli si allarghino. Sappiamo bene qual è la progressione del morbo di Alzheimer, che comincia con disturbi di memoria e apprendimento, poi queste persone cominciano ad avere problemi anche nel parlare, fino a che nella forma severa hanno grossi disturbi di comunicazione, non riescono più a riconoscere neanche i familiari e soprattutto perdono la cura di se stessi, quindi sono persone estremamente trasanzate. Importante, non abbiamo nessuna terapia efficace nel modificare la progressione della malattia di Alzheimer, che per molti aspetti assomiglia molto a quello che è il normale invecchiamento cerebrale, per cui c'è un ampio dibattito di in che misura tutti noi saremmo destinati a sviluppare il morbo di Alzheimer se vivessimo abbastanza lungo e dessimo tempo al nostro cervello di invecchiare. Il fatto che alcuni fattori neurotrofici, e in particolare il nerve growth factor, possa contrastare la perdita di neuroni colinergici legata all'invecchiamento e quindi anche potenzialmente nel morbo di Alzheimer, risale a prima degli anni 2000, quando erano stati fatti degli esperimenti sia nei roditori ratti che nei primati, scimmie, e si era visto chiaramente che la infusione di NGF era capace di proteggere la morte di neuroni colinergici in diversi modelli, sia in modelli normali di invecchiamento, sia perdita di neuroni colinergici in seguito a resezione degli assoni, con conseguenze anche miglioramento delle capacità cognitive. Per cui questi lavori molto primitivi hanno dato via a delle sperimentazioni cliniche, con il problema però che l'NGF è una proteina relativamente grande e anche polare e quindi non è capace di attraversare la barriera ematoencefalica, per cui se lo somministriamo perifericamente non riesce a raggiungere il target, che sono i neuroni colinergici. Quindi le prime somministrazioni a carico, cioè basate sulla somministrazione di proteine ricombinante, prevedevano una somministrazione centrale per via intratecale. E si è visto però che il nerve growth factor come proteina risultava nella comparsa di effetti collaterali importanti, probabilmente per l'effetto esercitato su neuroni diversi da quelli colinergici, soprattutto i neuroni che rispondono agli stimoli dolorifici, perché queste persone avevano una nocicezione esagerata e andavano incontro a perdita di peso e probabilmente
anche per una gliosi che si è vista nei cervelli di queste persone all'autopsia, cioè l'NGF ha. Aveva stimolato anche la proliferazione esagerata di cellule gliali, per cui per tutta una serie di complicazioni, sia di delivery che di effetti, si è passati alla terapia genica, quindi all'idea di somministrare il gene codificante per NGF. Avrete parlato ieri delle diverse possibilità di terapia genica in vivo, ex vivo, e l'approccio che è stato utilizzato in questo caso, che oggi sembra un po' bulgaro se guardiamo gli trial sofisticati che vengono realizzati, si è scelto un approccio ex vivo, cioè l'idea era quella di, è stata quella di prelevare i fibroblasti degli stessi pazienti da una biopsia cutanea e trasdurli con vettori retrovirali, che sono i primi che sono stati caratterizzati e utilizzati. Quindi trasdurre questi fibroblasti con un vettore retrovirale codificante per NGF. Selezionare poi dei fibroblasti, quindi alcune cellule, una sottopopolazione di cellule che secerneva una certa quantità di NGF e impiantarli a livello intracerebrale nel nucleo basale del Meyner, dove c'è la massima evidenza di perdita cellulare in pazienti con morbo di Alzheimer in stato avanzato. Inizialmente i pazienti sono stati trattati da svegli, quindi semplicemente sedati. Ma siccome alcuni si sono mossi e questo è risultato in un'emorragia intraparenchimale, alla fine il trial è stato completato in anestesia. E questo lavoro, che è stato pubblicato ormai nel 2005 su Nature Medicine, ha mostrato chiaramente anche il reperto autoptico e istologico di questo paziente, in cui si vedeva che nel sito di iniezione c'era una netta abbondanza di neuroni colinergici che si estendevano verso il sito di iniezione di NGF, e guardando i pazienti poi nel loro complesso, erano pochi pazienti con un follow-up di un paio d'anni, si è chiaramente dimostrato che l'NGF somministrato per questa via di somministrazione non produce gli stessi effetti collaterali che erano stati osservati dalla proteina ricombinante. E si è visto chiaramente, grazie a delle analisi di risonanza magnetica e PET, che a distanza di 6-8 mesi, mentre normalmente i pazienti con Alzheimer tendono a perdere attività elettrica cerebrale, questi pazienti stavano stabili o se non migliorati. Così come i test cognitivi non sono stati conclusivi, ma erano suggestivi di un possibile rallentamento del ritardo mentale. Per cui la conclusione di questo studio è stato che l'NGF somministrato come gene è sicuro e che i neuroni colinergici di pazienti con Alzheimer riescono a rispondere all'NGF, perlomeno estendendo degli assoni verso il sito di iniezione, con verosimilmente una tendenza al miglioramento funzionale e cognitivo, il che ha favorito l'avvio di ulteriori sperimentazioni cliniche, per cui oggi quello che si sta facendo e per i quali si hanno risultati ancora preliminari ma promettenti è utilizzare un vettore a V che esprime direttamente NGF, quindi senza passare attraverso la biopsia cutanea e l'impianto di cellule autologhe direttamente nel nucleo basale del Meyner per via stereotattica. Altra caratteristica del morbo di Alzheimer, su cui è possibile lavorare e su cui si sta lavorando negli ultimi decenni, deriva dall'osservazione che, così come nell'invecchiamento, anche nella malattia di Alzheimer si riduce quello che è il grado basale di neurogenesi. Questo concetto che il cervello non è un organo post-mitotico definitivamente, ma che all'interno del cervello esiste una componente staminale in grado di proliferare, di generare nuovi neuroni, è qualcosa che è emerso chiaramente negli ultimi 15 anni, ormai 20, e grazie alla dimostrazione che esistono due aree che sono lo strato dei granuli del giro dentato dell'ippocampo
è la zona subependimale periventricolare in cui esistono delle cellule che sono capaci di autorinnovarsi e contemporaneamente dare origine sia a neuroni che a cellule gliali, quindi sostanzialmente a tutti i tipi cellulari che compongono il cervello. E questo rientra abbastanza bene nella definizione di cellule staminali che avreste dovuto sentire prima di questa lezione e che invece sentirete dopo. Tutto ciò si verifica quindi nelle zone ristrette del cervello che, per similitudine con quella che è la nicchia di ematopoiesi del midollo osseo, è stata chiamata nicchia neurogenica, perché così come si è visto chiaramente che l'environment midollare condiziona la capacità della cellula staminale ematopoietica di autorinnovarsi piuttosto che di differenziarsi nei vari tipi cellulari, così le cellule sia vascolari che gliali che attorniano le cellule staminali neurali lanciano dei segnali, citochine, fattori di crescita, modificazioni della matrice extracellulare, che in qualche maniera regolano l'automantenimento di questo pool staminale piuttosto che il differenziamento e migrazione delle cellule staminali neurali. Questo è stato dimostrato, e vedremo diverse evidenze sperimentali negli animali, ma è stato dimostrato chiaramente anche nell'uomo, grazie a questo studio, che non so se conoscete. È uno studio molto divertente, originale, intelligente, che è stato realizzato da un gruppo di svedesi al Karolinska Institute, che hanno pensato di sfruttare il picco di carbonio 14 che è stato osservato nell'atmosfera in seguito alle esplosioni delle bombe atomiche durante la Seconda Guerra Mondiale per datare le cellule degli organismi umani che sono vissuti dopo. Qual è il concetto? Normalmente nell'aria la maggior parte del carbonio si trova come carbonio 12 e il carbonio 14 è praticamente zero. In seguito alle bombe atomiche c'è stato questo picco che poi, secondo la radioattività del carbonio 14, è stato progressivamente smaltito e quindi ai giorni nostri è ritornato ad essere zero. Chiaramente questo carbonio 14 è stato incorporato nelle piante che hanno fissato il carbonio 14, negli animali che hanno mangiato le piante, quindi sostanzialmente tutte le cellule che si sono formate in questo momento hanno incorporato il carbonio 14 all'interno del loro nucleo, perché c'è stata sintesi di DNA in quelle cellule. Quindi se io prendo oggi la cellula di una persona che era presente nel 1960, che è nata per esempio, quindi era in via di sviluppo, oppure che era già adulta in questa fascia di tempo, posso chiedermi oggi se le cellule che stanno nel suo corpo si sono formate in questo momento oppure sono andate incontro a rinnovamento e quindi hanno di nuovo una quantità di carbonio 14 praticamente nulla. Quindi se io prendo il cervello di una persona che è nata in questi anni e guardo oggi i suoi neuroni, dalla quantità di carbonio 14 presente nelle cellule del cervello posso capire se quei neuroni hanno ancora il carbonio 14 alto e quindi vuol dire che derivano da questo momento, quindi la persona ancora oggi ha i neuroni che si sono formati alla nascita o lì vicino, oppure se c'è stato rinnovamento e quindi il carbonio 14 è stato smaltito. Grazie a questi esperimenti è stato possibile dimostrare che, intanto vedete questa curva rappresenta l'intercetta del carbonio 14 atteso con quello effettivamente rilevato nelle varie cellule cerebrali. L'intestino ha poco carbonio 14 perché è un tessuto che si rinnova, midollo osseo ancora meno. E vediamo che in realtà cervelletto e corteccia intanto non si comportano uguali, quindi da questo grafico
intuiamo che le cellule cerebellari, i neuroni cerebellari, si rinnovano molto meno di quelli corticali. E intuiamo anche che c'è una certa quota di neurogenesi presenti anche nell'uomo. Stesso lavoro poi è stato fatto anche per altri tre tessuti, tra cui il cuore, di cui parleremo domani. In realtà, come abbiamo detto, la maggior parte degli studi sperimentali utilizzano animali per studiare la neurogenesi e l'importanza della neurogenesi. Sappiamo che nel topo, ad esempio, l'avevo skippata, ma ci sono queste due aree di neurogenesi si comportano in maniera molto diversa. A livello dell'ippocampo esistono queste cellule neuronali a livello subependimale esistono cellule staminali che più o meno maturano e vanno a formare le cellule dei granuli, mentre invece nello stato dei granuli dell'ippocampo ci sono queste cellule che invece poi migrano e attraverso la rostral migratory stream raggiungono il bulbo olfattivo. Questa cosa è stata molto ben caratterizzata negli animali, che sfruttano molto gli odori per apprendere, per accoppiarsi, in cui c'è un grande ruolo del sistema olfattivo. Non necessariamente tutto questo è riproducibile nell'uomo. Per esempio, utilizzando degli animali geneticamente modificati, per cui è possibile far fuori, inserendo dei geni suicidi specificamente nelle cellule staminali e neurali, è stato possibile capire, per esempio, che la neurogenesi ippocampale serve soprattutto per memorizzare, imparare, avere memoria spaziale di movimento, mentre invece in maniera abbastanza intuitiva la neurogenesi a livello del bulbo olfattivo rappresenta il substrato anatomico per la memoria olfattiva, che poi condiziona per esempio l'affezionamento alla prole, l'accoppiamento e così via. E abbiamo anche visto, andando a vedere diverse specie, che le modalità, le tempistiche con cui le cellule staminali e neurali si dividono e si differenziano dando origine a neuroni maturi è molto diversa. Per cui, per esempio, se compariamo i topo con scimmie o pecore, la pecora è molto utilizzata in questo senso come modello di neurogenesi, intuiamo subito che nel cervello di scimmie e pecore i neuroni impiegano molto più tempo per rinnovarsi e dare origine a cellule differenziate e funzionanti. Cosa abbiamo scoperto, capito finora? Cosa serve la neurogenesi nell'uomo? Sicuramente serve a mantenere e a consolidare la memoria a lungo termine. C'è una ampia branca delle neuroscienze che studia il ruolo differenziale di formazione di nuove sinapsi verso formazione di nuove cellule, quindi neurogenesi, nella memoria rispettivamente a breve e a lungo termine. Sappiamo sicuramente che vivere in un ambiente che gli scienziati chiamano arricchito, cioè pieno di stimoli, aumenta la neurogenesi. Sappiamo che l'attività fisica aumenta la neurogenesi e anche che tutta una serie di farmaci antidepressivi agiscono aumentando il tasso di proliferazione, quindi la neurogenesi cerebrale. Per cui c'è una nuova teoria secondo la quale questi farmaci potrebbero effettivamente funzionare. Sappiamo anche che ci sono diversi eventi, sostanze che bloccano la neurogenesi, l'alcol è una di queste, e sappiamo anche che esiste una finestra nell'adolescenza in cui gli esseri viventi sono particolarmente sensibili, cioè bere alcol nei primi anni di vita o negli ultimi anni di vita non è così dannoso come bere alcol durante l'adolescenza in termini di inibizione della neurogenesi, probabilmente anche in altri termini. Così come la deprivazione di sonno ha un forte impatto sulla neurogenesi. Io non so se voi avete già studiato fisiologia, sonno e le varie fasi del sonno, probabilmente qualcuno sì, qualcuno no, voi sapete che quando dormiamo andiamo incontro a diverse fasi del sonno. E da uno stato di veglia a onde sempre più lente fino allo stadio 4, che è lo stadio profondo del sonno, e durante una notte noi andiamo in stadio 3-4, poi torniamo su
E quando torniamo su non ci svegliamo, ma andiamo incontro a quello che è lo stadio REM, no? Rapid Eye Movement, quando il nostro cervello è praticamente sveglio dal punto di vista elettroencefalografico ed è lo stadio in cui sogniamo. E difatti questi momenti di sonno REM e di sogno si concentrano verso l'ultima parte della notte. Per questo noi tendiamo a ricordarci quello che sogniamo e nessuno ha ben capito il significato di dover andare su e giù tante volte durante la notte, ma è fondamentale, ci sono stati fatti diversi esperimenti, ricordo ancora il mio vecchio professore di fisiologia che raccontava questi esperimenti, il professor Bava, in cui se noi svegliamo una persona prima che inizi a sognare ogni notte, quindi lo facciamo andare giù, poi su, lo svegliamo prima. E manteniamo questa cosa, buongiorno, per una serie di giornate, di notte successivi e poi lo lasciamo dormire tranquillamente, lui tende a recuperare tutto il sonno REM perduto, tutto il sogno perduto. Quindi c'è un bisogno del cervello di passare in stadio REM, quindi se lo lasciamo libero poi passa tutta la notte sognando sostanzialmente. Questo non c'entra molto con la neurogenesi, però si è visto chiaramente che se interrompiamo questa ritmicità e depriviamo di sonno, soprattutto sonno REM, le persone, gli animali, va giù, diminuisce anche la neurogenesi, soprattutto ipocampale. E difatti anche le persone che vanno incontro a jet lag cronico, persone che viaggiano molto, per fortuna il professor Giacca non è qua in questo momento, però anche il jet lag cronico è stato associato con ridotta neurogenesi. Oggi possiamo monitorare anche in maniera un po' grossolana la neurogenesi anche negli uomini, no? Perché possiamo monitorare con le tecniche di molecular imaging, indicatore di proliferazione, di metabolismo per via sempre più precisa anche a livello cerebrale umano. Quindi esiste questa sostanza neurogenica in due zone perlomeno del cervello, probabilmente anche in altre, e queste cellule possono anche essere tirate fuori dal cervello, mantenute in coltura, coltivate in presenza di fattori di crescita e indotte a differenziarsi in diversi tipi cellulari proprio del cervello. Quindi possono dare origine anche in coltura a neuroni, oligodendrociti e astrociti. Li possiamo anche coltivare in forma di sfere, questo è un tema che viene ripetuto spesso nel concetto della staminalità, cioè tutte le cellule staminali tendono a crescere in sfere dove la componente staminale vera e propria, quella indifferenziata che tende ad automantenersi, sta al centro della sfera in condizioni di relativa ipossia e in superficie, dove la concentrazione di ossigeno e l'esposizione a fattori di crescita presenti nel medium è più alta, le cellule tendono a differenziarsi. In questo caso, essendo cellule staminali neurali, tendono a differenziarsi nei tipi cellulari di cui abbiamo parlato. Quindi cellule gliali, positive per proteina acida della glia, astrociti e neuroni. Quindi human e neurosfere sono strutture formate levando il substrato su cui normalmente i neuroni, le cellule staminali neurali crescono a base di laminina, fibronectina, matrici su cui si possono coltivare in 2D in presenza di fattore di crescita. Se noi leviamo il substrato, le cellule tendono spontaneamente a formare queste sfere e a differenziarsi all'esterno. Lo vedremo per le cardiosfere, lo vedremo per le cellule staminali embrionali e tutte le cellule staminali che conosciamo ad oggi. Negli anni 99-2000 c'è stata una grande eccitazione perché si è iniziato a parlare di una certa plasticità delle cellule staminali in genere, cioè ci si è accorti che anche i tessuti che tendenzialmente erano stati considerati incapaci di rigenerare, tipo il cervello, tipo il cuore, in realtà contenevano cellule che per certi aspetti assomigliano alle cellule staminali embrionali, cioè riescono ad autorinnovarsi, a dare origine a tanti tipi cellulari e così via. E quindi nei vari laboratori, un po' in tutto il mondo, si è data molta enfasi al fatto che, che la capacità di dare origine a tipi cellulari diversi non sia una proprietà intrinseca di quel tipo di cellula staminale, ma che sia dettata un po' dal microambiente, cioè si è cominciato a parlare del
possibile concetto che forse la cellula staminale è un po' un residuo embrionale, sta da tutte le parti in tutti i nostri tessuti, e che quell'ematopoietica fa cellule ematopoieti perché nel midollo ci sono dei segnali che inducono il differenziamento in senso ematopoietico, quella cerebrale fa neuroni perché nel cervello riceve dei segnali che le dicono di fare neuroni. Per cui la gente si è messa a trapiantare cellule staminali ematopoietiche nel cervello, quelle del muscolo nel fegato, quelle del pancreas nel cuore, e è emerso questo concetto della plasticità delle cellule staminali. Diversi scienziati, questo è un lavoro di Vescovi, quindi uno scienziato italiano che lavorava a Padova, ha cominciato a prendere cellule staminali neurali e a dimostrare che possono dare origine a cellule staminali ematopoietiche. Così altri ricercatori hanno preso cellule staminali neurali, li hanno iniettati in una blastocista in via di sviluppo, quindi in un embrione in via di sviluppo, e hanno dimostrato che le cellule staminali neurali si comportano lì dentro come cellule staminali embrionali, quindi possono dare origine a cellule che appartengono a tutti e tre i foglietti embrionali. E così è stato fatto anche l'esperimento opposto, hanno preso cellule staminali ematopoietiche iniettate nel cervello e visto che la cellula staminale ematopoietica dà origine a neuroni. Come venivano fatti tutti questi studi? Semplicemente andando a guardare dei marcatori specifici delle cellule di quel tessuto. Quindi questi sono esperimenti in cui è stato preso un midollo osseo, quindi cellule staminali ematopoietiche, di un topo maschio, per cui le cellule prelevate e iniettate sono riconoscibili da questo puntino che è una FISH per il cromosoma Y, andando a cercare se qualcuna di queste cellule maschie, trapiantate in un topolino femmina, davano origine a neuroni. Andando a vedere se c'era colocalizzazione tra marcatori neuronali e cromosoma Y. Stesso caso, concetto in un altro esperimento in cui hanno preso invece il midollo osseo da topolini transgenici per la GFP, quindi in questo caso le cellule trapiantate nel cervello sono verdi fluorescenti, andando a cercare se alcune delle cellule ematopoietiche trapiantate nel cervello esprimono marcatori neuronali tipo NeoN o PhosphoCrb. E la risposta è stata sì. Però quello che è anche emerso è che questo evento non necessariamente implica transdifferenziamento, è semplicemente un cambiamento di espressione genica per cui magari alcune delle cellule trapiantate iniziano ad esprimere altre proteine. Oppure, ancora meno significativo, potrebbe essere che alcune di queste cellule trapiantate si sono fuse con un neurone esistente e quindi nella stessa cellula è presente la GFP e anche i marcatori neuronali perché le due cellule si sono fuse. Per cui insomma c'è stato questo grande entusiasmo iniziale negli anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, in cui ogni settimana usciva un lavoro in cui cellule prese da un tessuto venivano trapiantate in un altro tessuto, compreso il cervello, e dimostrando con questi giochetti di immunofenotipizzazione in fluorescenza che queste cellule erano capaci di transdifferenziarsi, per cui si è iniziato a parlare di plasticità delle cellule staminali, riprogrammazione del genoma. In realtà, e di questo parlerete meglio con il professor Giacca tra un attimo, si è visto chiaramente che erano tutte bufale, cioè sono esempi dell'1%, 1 per 1000, 1 su 10.000 cellule che si sono transdifferenziate, cioè hanno semplicemente espresso una proteina che prima non esprimevano, senza che questo significhi che quelle cellule sono effettivamente diventate veri neuroni, perché non è mai stata dimostrata una sinapsi e soprattutto non è mai stata dimostrata la capacità delle cellule staminali transdifferenziate di svolgere la funzione del tessuto in cui avrebbero dovuto differenziarsi. Per cui oggi si guarda questi tipi di esperimenti con molto scetticismo. Nel cervello è ancora più difficile chiaramente dimostrare che una cellula trapiantata è diventata un neurone funzionante per la grande complessità dei network neuronali che si formano. Quindi è molto difficile da studiare. Vi racconto di questo studio, di questo
tool che è stato sviluppato perché potrebbe aiutare in questo senso a riconoscere non solo la formazione di nuovi neuroni, ma anche a seguire poi le sinapsi e le reti neuronali che i nuovi neuroni vanno a formare. E questo oggi è parzialmente possibile grazie alla generazione di questi topi che si chiamano Brainbow, che sono stati creati ormai una decina di anni fa, in cui sostanzialmente ogni neurone stocasticamente produce una combinazione di proteine fluorescenti. Voi sapete cosa sono, dove derivano le proteine fluorescenti, la GFP? Sono proteine che originariamente, esistono naturalmente alcune, in soprattutto organismi invertebrati. La prima, che è la proteina verde fluorescente, GFP, Green Fluorescent Protein, che vi ho fatto vedere anche prima, era utilizzata come marcatore di cellule trapiantate, esiste normalmente in una medusa che si chiama Ecora acquatica. Questa medusa ha ha un gene che produce questa proteina verde che, se illuminata con la luce ultravioletta, diventa verde fluorescente. Cambiando singoli amminoacidi di queste proteine esistenti in natura, è stato possibile ingegnerizzare le proteine per diventare arancioni, orange fluorescent protein, rosse, red fluorescent protein, gialle, yellow fluorescent protein, azzurre, cyan fluorescent protein. E in questi animali i geni che codificano per queste proteine fluorescenti sono inserite nel genoma del topo, e questi topi vengono incrociati con altri topi che esprimono una CRE ricombinasi, che è un enzima batterico che riconosce delle sequenze che sono emesse prima e dopo le sequenze codificanti per queste proteine, che si chiamano LOXP. Ogni volta che la CRE riconosce un sito LOXP, taglia, e quello che può succedere è che o il pezzo in mezzo, quindi in questo caso un DNA codificante per una proteina fluorescente, viene eliminato, oppure viene invertito, quindi si reinserisce ma orientato dall'altra parte, quindi non codifica più, e questo evento avviene stocasticamente nei vari siti LOXP che sono inseriti. Per cui in ogni cellula, casualmente, questo evento di CRE ricombinazione produce una certa combinazione di proteine fluorescenti dentro la cellula. Risultato è che ogni cellula del cervello produce un particolare colore che viene distribuito poi anche a tutti gli assoni e dendriti, per cui facendo una ricostruzione tridimensionale, questo è un pezzo di cervelletto, possiamo seguire non solo i corpi cellulari così come sono messi e disposti tra di loro, ma anche le ramificazioni, per esempio capire che questo neurone va a fare sinapsi con quest'altro neurone e così via. E questi animali ci stanno oggi aiutando a ricostruire i network e anche a capire se, ad esempio, cellule che andiamo a trapiantare, vedremo adesso degli esempi di terapia cellulare proposta per malattie neurodegenerative, non solo rimangono lì, ma vanno anche a innervare le cellule target che normalmente sono innervate da quel tipo di neuroni. Tipica malattia neurodegenerativa per cui si è pensato, si continua a pensare di fare terapia cellulare, è il morbo di Parkinson. Sapete tutti che si tratta della seconda malattia neurodegenerativa più frequente dopo il morbo di Alzheimer, e che si manifesta con questi quattro sintomi che sono molto caratteristiche. Le persone cominciano ad avere disturbi del movimento in forma di rigidità, di tremori, di lentezza di movimenti e disturbi dell'equilibrio. E tutti questi sintomi sono dovuti alla progressiva morte di un unico tipo cellulare, che sono i neuroni dopaminergici, che stanno a livello della sostanza nigra e che vanno a innervare lo striato, quindi neuroni nigrostriatali. Perché ci piace il morbo di Parkinson per pensare ad una terapia cellulare? Perché c'è un unico tipo cellulare che sta proprio in quel preciso punto che degenera, quindi concettualmente è molto più semplice fare terapia cellulare per una malattia del genere rispetto al morbo di Alzheimer, in cui c'è un depauperamento cerebrale in tutta la corteccia. Come si trattano i pazienti con morbo di Parkinson oggi?
In genere assumono una terapia a base di levodopa, che è un analogo della dopamina, precursore della dopamina, più la carbidopa che inibisce la decarbossilasi periferica, che altrimenti degraderebbe la levodopa somministrata. È una terapia che funziona, che però è gravata dalla comparsa di effetti collaterali, soprattutto perché tende a perdere di efficacia e quindi man mano che i pazienti invecchiano e progrediscono nella malattia bisogna aumentare la dose. È stato possibile pensare ad approcci sia di terapia cellulare che di terapia genica per il morbo di Parkinson. Di nuovo, l'abbiamo già detto ieri, ma lo ribadiamo anche qua, grazie all'esistenza di modelli animali piccoli e grandi che riproducono bene i sintomi e la fisiologia della malattia. In questo caso non sono mutazioni spontanee, non sono animali geneticamente modificati, ma in seguito alla scoperta che esiste una droga che si chiama MPTP, che è particolarmente tossica per i neuroni dopaminergici, questa è stata scoperta perché era un contaminante accidentale di una droga, di una sostanza che veniva utilizzata a scopo ricreazionale, quindi era un droghezzo preso dagli adolescenti che si chiama l'MPPP, un sostituto dell'eroina che costa molto meno. C'è stata una partita contaminata da MPTP e tutti i ragazzi che si sono fatti di questa sostanza hanno sviluppato il morbo di Parkinson. Da lì sono andati a vedere cosa era successo nella preparazione dell'MPPP. È stata scoperta questa sostanza che viene oggi utilizzata correntemente per generare modelli di morbo di Parkinson. Se somministrate l'MPTP a un topo o a una scimmia, questi sviluppano esattamente gli stessi sintomi del Parkinson, iniziano a tremare, si muovono molto lentamente, hanno anche questo aspetto, questa faccia a mimica che è tipica del morbo di Parkinson. I primi approcci per la terapia del Parkinson risalgono agli anni 80, quindi l'idea di trapiantare neuroni dopaminergici è molto vecchia ormai, direi. Ed è stata eseguita da un'equipe di chirurghi messicani che si è messa a trapiantare direttamente sui pazienti cellule dopaminergiche di derivazione surrenalica nel cervello a livello della sostanza nigra. Questi interventi sono andati ovviamente malissimo perché c'erano anche i rischi di una doppia chirurgia cerebrale addominale, però ai prelievi autoptici hanno dimostrato che i neuroni dopaminergici un po' sopravvicchiavano se trapiantati nella sostanza nigra delle persone, dei pazienti. E quindi nell'82 Björklund ha affrontato la cosa in maniera un pochettino più scientifica e razionale e ha cominciato a prendere neuroni fetali dopaminergici, trapiantarli nella camera anteriore dell'occhio del ratto e dopo della scimmia. E ha visto che sopravvivevano, quindi si potevano coltivare, trapiantare, restavano vivi, per cui si è messo a trapiantarli in modelli animali, appunto di ratto e scimmia, resi parkinsoniani con l'MPTP. Questi esperimenti sono stati positivi e quindi nell'85 è iniziata la sperimentazione clinica negli uomini con trapianto di tessuto fetale, feti di 7-9 settimane, da cui si prendevano i neuroni dopaminergici e si trapiantavano nei pazienti. I primi studi erano tutti studi aperti, poco controllati, difficile interpretazione, per cui nel 1995 l'NIH ha deciso di finanziare due studi ciechi, placebo control, quindi con controllo placebo, di trapianto di tessuto fetale. E questi studi all'inizio sembravano promettenti, insomma si era visto che il tessuto trapiantato rimaneva lì. E, in alcuni studi aperti c'era stato anche un beneficio clinico, ma questi due studi finali finanziati dall'NIH hanno dimostrato che in realtà il beneficio non è così ovvio, anzi uno dei due è stato completamente negativo. Non c'è stato nessun miglioramento clinico e addirittura i pazienti hanno sviluppato delle discinesie, cioè la funzione motoria non solo non è migliorata, ma è peggiorata, possibilmente perché i neuroni impiantati hanno cominciato a fare sinapsi non appropriate piuttosto che induzione di infiammazione. Nonostante
i neuroni fetali siano rimasti là. Questi sono gli scan, le immagini PET originale. Vedete, questo è normalmente un cervello normale in cui riconosciamo l'attività dopaminergica a livello della sostanza nigra bilateralmente. Questi sono due pazienti parkinsoniani che hanno partecipato allo studio prima e dopo la chirurgia. Questo è il paziente che ha ricevuto il trapianto di neuroni dopaminergici fetali e vedete chiaramente che la quantità di dopamina prodotta lì è aumentata. Questo invece è un paziente che è caduto nel braccio di controllo e quindi ha peggiorato la produzione di dopamina nel tempo. Questo per dire che produzione di dopamina nel posto giusto non necessariamente significa beneficio clinico e miglioramento utile per il paziente. Anche perché nel mentre sono state sviluppate delle terapie aggiuntive alla levodopa carbidopa che per almeno per una sottocategoria di pazienti giovani e collaboranti danno grossi risultati, tipo ad esempio la deep brain stimulation, per cui possono essere impiantati degli elettrodi nel cervello e il paziente comanda la quantità di elettricità da trasmettere a livello nigro striatale e impara a dosare la quantità di energia che serve per calmare i propri sintomi. Quindi quando sente che arriva il tremore, scarica, dà una scarica elettrica a livello, posizionando questi impianti, sono ovviamente posizionati a livello dei neuroni inibitori e quindi riesce a controllare la iperattività striatale, che come vedremo tra un attimo è quella responsabile dei sintomi. Questa cosa ovviamente è costosa, è molto complicata da gestire, però in alcuni pazienti funziona molto bene, consente di avere una qualità di vita molto alta. Per cui la sperimentazione clinica basata sul trapianto di neuroni fetali è stata abbandonata, ma grazie ai progressi di prelievo, caratterizzazione e differenziamento di cellule staminali di altra origine, che non siano quelle fetali, la ricerca sta andando avanti e oggi si prospettano altre sperimentazioni cliniche, perché si è visto chiaramente che cellule staminali embrionali possono essere indotte a differenziarsi in coltura in neuroni dopaminergici, e di queste cellule parlerete tra poco con il professor Giacca, e se trapiantate in un modello di scimmia di Parkinson riescono a migliorare notevolmente lo score neurologico. Quindi la ricerca si sta muovendo nel cercare di generare neuroni dopaminergici che possano essere espansi in coltura, questo è un altro lavoro simile sostanzialmente, oppure addirittura generati da direttamente cellule staminali neurali. Questa è una company che si chiama Stem Cell, che prelieva cellule staminali neurali umane da cervelli donati, ovviamente espande le neurosfere e da queste riesce a differenziare neuroni dopaminergici, per cui stanno iniziando le sperimentazioni cliniche con il trapianto di neuroni dopaminergici prelevati e generati con questa metodica. Quindi abbiamo parlato di terapie esistenti farmacologiche, di brain stimulation, niente a livello di terapia cellulare. Cosa può fare la terapia genica nel caso del morbo di Parkinson? Esistono sostanzialmente quattro approcci, di cui uno abbastanza avanzato, che è l'ultimo, e gli altri tre non moltissimo promettenti. Iniziamo dall'ultimo, che parte dal concetto che in realtà i sintomi che sono presenti nel Parkinson, che sono dovuti al difetto di innervazione della sostanza nigra sullo striato, sono dovuti alla fine a una ridotta input inibitorio dello striato sui nuclei sottotalamici, e quindi di fatto
la maggior parte dei sintomi sono correlati a una iperattività dei nuclei sottotalamici. Per cui l'idea di questa terapia genica è di convertire questa struttura da una struttura eccitatoria a una struttura inibitoria, inducendo la produzione di GABA, che è il neurotrasmettitore inibitorio. Quindi nel Parkinson quello che succede è che la perdita delle proiezioni dopaminergiche dalla sostanza nigra allo striato risulta in una iperattività dei nuclei sottotalamici. Quello che la terapia genica si propone di fare è di trasferire l'enzima che è il responsabile della sintesi del GABA, neurotrasmettitore inibitorio, a livello dei nuclei sottotalamici. C'è stata una lunga sperimentazione animale, per cui nel 2007 è stato approvato il primo studio clinico di sicurezza e tollerabilità di terapia genica con vettore AV, se parliamo di sistema nervoso sarà sempre AV, per l'espressione del gene GAD. 12 pazienti con infusione unilaterale, quindi solo metà del cervello trattato. Quali sono i risultati di questo studio? Non ci sono stati effetti avversi, quindi la procedura è sicura, e la cosa interessante è che seppure lo studio sia stato disegnato solo per valutare la sicurezza, c'è stato un notevole miglioramento nella performance motoria, quindi nella capacità motoria dei pazienti, con possibilità di ridurre la dose di levodopa assunta giornalmente e anche una riduzione di iperattività dei nuclei talamici dimostrata alla PET. Con alcuni risultati anche sorprendenti, perché i miglioramenti motori sono stati bilaterali nonostante una somministrazione unilaterale, e con alcune perplessità su, uno, assenza di un gruppo di controllo, e due, sulle possibili conseguenze a lungo termine di trasformare una struttura in cui di solito esiste un contesto eccitatorio e trasformarla in un ruolo, in una struttura inibitoria, soprattutto pensando al ruolo importante dell'ippocampo nell'apprendimento. Quindi queste conseguenze a lungo termine sono oggetto di uno studio molto più ampio, finanziato e sostenuto da questa azienda che si chiama Neurologics, uno studio di fase 2 in cui si cerca di guardare non solo la sicurezza ma anche l'efficacia di una somministrazione bilaterale e con un follow up più a lungo termine. Questi pazienti è uno studio multicentrico a cui partecipano diversi centri negli Stati Uniti, supportato anche da quest'altra azienda che ha sviluppato questo catetere per la somministrazione stereotattica attraverso due fori che vengono eseguiti nel cranio. E, insomma, è uno studio molto complicato che però dovrebbe dare una risposta definitiva. Questi sono i risultati preliminari, to date, fino a un certo punto, perché li hanno pubblicato ormai 3-4 anni fa e non si conoscono i risultati finali. Non sono mai stati pubblicati su nessuna rivista internazionale. Però i risultati in interim sono molto promettenti, sia in termini obiettivi, sia in termini di funzionamento. Altro approccio che è stato valutato per il Parkinson, per i quali sono in corso studi di fase 2, è l'idea di somministrare neuroturina. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di fattori neurotrofici, ho già accennato al fatto che non tutti sono uguali nel targettare, nel migliorare la sopravvivenza di varie popolazioni neuronali. Neuroturina funziona particolarmente bene per i neuroni dopaminergici, quindi AV neuroturina è considerato in fase 2 per il morbo di Parkinson, e c'è stata questa pubblicazione prima nel 2010 in cui si è visto che c'è una tendenza al miglioramento, questo è il peggioramento motorio, soprattutto a lungo termine, cosa difficile da spiegare, quindi chiaramente uno studio da validare con un numero maggiore di pazienti. Altro
approccio è quello di somministrare la decarbossilasi periferica. Che è l'enzima che converte la dopamina e la levodopa in dopamina e che se scusate la decarbossilasi non periferica, quindi somministrare lo stesso enzima che viene normalmente espresso a livello periferico e che vogliamo inibire per garantire che la levodopa entri nel cervello e che venga convertita in dopamina a livello cerebrale, può essere trasferito a livello cerebrale per aumentare la sintesi di levodopa a livello centrale. Questo era uno studio sulle scimmie e anche qua siamo in corso di sperimentazione senza chiari risultati, con poche evidenze di imaging di miglioramento dell'attività dopaminergica. Vabbè. Un'altra storia che vi voglio raccontare, perché è una malattia per cui per praticamente sempre, fino a pochi anni fa, non si pensava di poter mai disporre di una cura e oggi invece sembra fattibile, e quando dico oggi è perché questi studi sono stati pubblicati a dicembre, è la SMA, atrofia muscolare spinale, che è rimasta, vedete, i primi pazienti sono stati descritti nel 1891, quindi due secoli fa, e si è riconosciuta la malattia e si è cominciato a fare diagnosi di SMA, ma praticamente è rimasta un'entità sconosciuta, più o meno classificata in tre tipi di gravità, fino agli anni 2000, quando è stato scoperto il gene responsabile della malattia, che è il gene SMN, e da lì c'è stata un'esplosione di tentativi di utilizzare la terapia genica per curare questa malattia. È una malattia che comporta la degenerazione dei motoneuroni dovuta a mutazione di questo gene, che in realtà esiste in doppia copia. Esiste una copia sui telomeri che si chiama SMN1 e una copia a livello del centromero dello stesso cromosoma che si chiama SMN2. Quello che succede è che normalmente la maggior parte della proteina SMN funzionale è prodotta da SMN1, perché questo produce una proteina full length che funziona. Normalmente la copia centromerica, per questione di riarrangiamento della cromatina, va incontro a un processo di splicing alternativo di cui abbiamo parlato ieri, per cui solo il 15% della proteina include anche l'esone 7 ed è funzionale, mentre l'85% della proteina prodotta da questa copia SMN2 è una proteina tronca e quindi non funzionale. Allora, gli approcci di terapia genica che sono stati testati negli ultimi anni e risultati pubblicati poche settimane fa, da un lato provano a aumentare, cioè a correggere il difetto genico del difetto di SMN1, quindi delivery di SMN1, dall'altro provano a giocare con questo splicing per far sì che da SMN2, che è presente anche nei pazienti e wild type anche nei pazienti, venga incluso l'esone 7. Si tratta di una malattia, come vi dicevo prima, devastante. La maggior parte di questi bambini non riescono a stare neanche seduti, non riescono a rotolare, hanno una capacità motoria praticamente nulla e muoiono prestissimo. L'esordio della malattia in questi bambini avviene di solito nei primi 6 mesi, quindi ci si accorge subito. E, questi sono esempi di bambini, di caratteristiche per cui si fa la diagnosi. Se gli tenete il braccino in alto, non riescono a tenerlo in alto, hanno una forza muscolare praticamente nulla. E un'astenia, ipotonia completa. Per cui il primo approccio che è stato sviluppato è nuovamente un AV che esprime la proteina SMN1, self complementary AV9. Ormai queste cose le masticate.
Questi sono i risultati di questo primo studio pubblicato, vi dicevo, a dicembre, in cui si è visto chiaramente che tutti i 15 pazienti che sono stati trattati, quindi bambini destinati a morire, nel giro di qualche mese stavano bene a 20 mesi di età, mentre normalmente l'8% dei bambini riesce a raggiungere i 20 mesi in questa forma di malattia. 11 bambini potevano stare seduti da soli, 9 riuscivano a rotolare, 11 potevano mangiare autonomamente e parlare e 2 erano riusciti anche a camminare a 20 mesi, cosa che un bambino con l'asma assolutamente non potrebbe fare. E in alcuni di questi bambini c'è stato un aumento delle transaminasi, come abbiamo iniziato a capire che è abbastanza logico quando iniettiamo per via intravenosa o una V, che però sono stati controllati con un po' di cortisone. Quindi questo è il primo grande successo per l'asma, seguito, questi sono i risultati appunto di sopravvivenza dei bambini in 2 coorti di pazienti che hanno ricevuto 2 dosi diverse di virus. E questo invece è l'altro approccio di cui vi ho parlato, quindi l'idea di nuovo è di usare un oligonucleotide che vada ad interferire con i segnali di splicing che rimuovono l'esone 7 e che fanno sì che la proteina risulti tronca. Se noi somministriamo questo oligonucleotide, promuoviamo l'inclusione dell'esone 7 e quindi anche dal gene SMN2 riusciamo ad ottenere una proteina funzionale. Questo farmaco si chiama nusinersen e sempre a novembre è stato rivelato il risultato di questo studio che si chiamava ENDEAR, che ha più o meno rilevato dei risultati comparabili alla terapia genica classica. Miglioramento della performance motoria. Tra l'altro questo era uno studio in doppio cieco e visto che è risultato chiaramente che uno dei due bracci era significativamente migliorato rispetto all'altro, lo studio è stato terminato prima, si sono scoperte le carte, quindi tutti i bambini sono entrati nel gruppo di trattamento e hanno potuto ricevere il trattamento. Questo è stato 2 novembre per forme di SMA ad esordio infantile e poche settimane dopo è uscito uno studio praticamente analogo della stessa molecola in forme ad esordio più tardivo, stesso livello di funzionalità, con il problema, in questo caso questo è uno studio di fase 3, quindi anche molto più avanzato, tanti più bambini, il problema qua è che la somministrazione deve essere fatta per via intratecale per raggiungere i neuroni, quindi un approccio di somministrazione più complesso e che richiede anche una somministrazione continuata, perché chiaramente con la terapia genica posso pensare di fare una somministrazione che dura tutta la vita, qui devo andare ad interferire con i meccanismi di splicing, con qualche cosa di sintetico che quindi deve essere ripetutamente somministrato. Alcuni accenni a altre malattie neurodegenerative per cui si sta muovendo qualche cosa, tipico esempio di altra malattia dei motoneuroni è la SLA, AOLS, sclerosi laterale amiotrofica o morbo di Lou Gehrig, che è dovuta a degenerazione di anche questa motoneuroni sia inferiori che superiori, in genere esordisce verso anche prima 30-40 anni e i pazienti muoiono nel giro di 5-6 anni per scompenso respiratorio. L'unico farmaco che esiste disponibile è riluzolo, che è un bloccante del glutammato, e varie vitamine, antiossidanti, che però insomma hanno un effetto parziale se non nullo. Esiste una forma genetica da cui è stato sviluppato il modello murino di malattia, perché si è visto che la maggior parte delle forme genetiche hanno delle mutazioni gain of function di questo gene che si chiama SOD1, che codifica per la superossido dismutasi. Non sono mutazioni che causano una riduzione e una ridotta capacità di metabolizzare i radicali liberi dell'ossigeno, non c'entra niente,
perché il knockout, il topo che non ha questo gene, sta benissimo, non va incontro a nessuna forma di neurodegenerazione, quindi è la mutazione che fa acquisire alla proteina un'altra funzione che ancora non conosciamo, che è tossica per i neuroni. E esiste questo modello che si chiama SOD1 e che riproduce bene la degenerazione dei motoneuroni. È il classico test che si esegue sui topi SOD per diagnosticare la malattia, per fare anche lo screening di quelli che sono malati, sono mutati rispetto ai wild type, e di prenderli per la coda. Normalmente il topo, quando lo prendete per la coda, ha un riflesso di iperestensione, per cui allarga tutte e quattro le zampine. Il topo con la SLA non lo sa fare, quindi rimane accartocciato su se stesso. E per tutti altri motivi, in un laboratorio in Belgio, dove peraltro anch'io ho lavorato un po' su questi argomenti, era stato generato un topo che si chiamava VGF delta delta, che ha una mutazione nel promotore del gene di VGF. VGF vuol dire vascular endothelial growth factor, ne parleremo domani quando parliamo di angiogenesi, ed è il principale fattore di crescita per i vasi sanguigni. Si sa essere il principale responsabile della formazione della rete vascolare. Infatti in laboratorio hanno generato questo topo pensando che, eliminando la porzione del promotore del VGF che risponde all'ipossia, il VGF è un gene che viene regolato dall'ipossia, i tumori al centro sono ipossici, c'è poco ossigeno, questa assenza di ossigeno viene sentita dal promotore del VGF che attiva l'espressione del VGF e quindi il tumore impara a farsi i propri vasi sanguigni per crescere. Andando a fare una delezione della sequenza del promotore che risponde all'ipossia, ci si aspettava di generare un topo che non sapesse fare ad esempio vasi sanguigni se gli impiantiamo un tumore, quindi che avesse una risposta angiogenetica carente. Invece quello che è venuto fuori, prendendolo per trasferirlo da una gabbia all'altra, era che aveva una risposta motoria esattamente uguale alla SLA. E quindi da questa osservazione si è ipotizzato che anche VGF potesse agire da neurotrofina per i motoneuroni. E difatti, andando a guardare indietro nell'evoluzione, nella tassonomia dei geni nell'evoluzione, ci si è accorti che in realtà animali molto primordiali tipo il verme, C. elegans o la drosofila, che non hanno tutta questa rete vascolare molto sviluppata, addirittura C. elegans non ce l'ha proprio, la drosofila ha un po' di tubi con un cuore molto primitivo, però hanno un sacco di, hanno già i geni di VGF questi animali, anche se no, il C. elegans non ha proprio dei vasi e l'ossigeno passa attraverso la pelle, e anche strutture della drosofila che non sono vascolarizzate in realtà esprimono VGF, per cui si è cominciato a pensare che probabilmente il VGF possa essere stato sviluppato come un fattore neurotrofico e poi adottato nel corso dell'evoluzione dal sistema vascolare per guidare la formazione di nuovi vasi sanguigni. Difatti, se uno va a vedere la maniera in cui vasi e nervi crescono nell'organismo, quasi sempre si appaiono e scorrono in quelli che sono i fasci vascolo-nervosi. Quindi non è così sorprendente pensare che in realtà ci siano molte similitudini nei segnali che regolano la crescita dei vasi sanguigni e la crescita dei nervi. E difatti, andando anche a vedere dal punto di vista morfologico le cellule che rispondono ai segnali di crescita, che sono il cono di crescita dell'assone. Quando un assone deve crescere, all'estremità forma questa struttura che si chiama cono di crescita, che sente le proteine chemotattiche che indirizzano la direzionalità di crescita di qua piuttosto che di là. La stessa cosa succede nei vasi sanguigni che devono crescere. All'estremità dei vasi che stanno nascendo, crescendo, si stanno formando, esistono delle cellule specializzate dell'endotelio che si chiamano le tip cells, che anche loro formano tutte queste protrusioni come i coni di crescita assonali, no? Sono filopodi, lamellipodi, che sono ricchi di recettori che sentono proteine chemotattiche che guidano la direzionalità di crescita delle strutture che si stanno formando. E effettivamente ci si sta accorgendo che c'è molto crosstalk tra queste due strutture, per cui proteine prodotte dai vasi
stimolano la crescita dei nervi e proteine prodotte dai nervi stimolano la crescita dei vasi. Per cui non è così sorprendente che VEGF, in realtà, seppur scoperto come una molecola vascolare, abbia effetti su praticamente tutti i componenti del sistema nervoso. Agisce sulle cellule staminali neurali, sugli astrociti, sulla microglia, sui neuroni, sulle cellule di Schwann e anche sulla giunzione neuromuscolare. Per cui è stata creata tutta una storia per cui innanzitutto somministrando VEGF nei topi SOD con la SLA, questi vivono più a lungo e hanno una performance motoria molto superiore, no? Nei topi la performance motoria si misura mettendoli su un tapirulan in cima, quindi loro camminano per stare in equilibrio, quando non ce la fanno più cascano giù e quando cascano giù si misura il tempo che hanno impiegato prima di cadere. E quindi questi topi iniettati col VEGF stanno meglio e la maniera in cui probabilmente agisce il VEGF è quello di stimolare lo sprouting a livello assonale e quindi di favorire la stabilizzazione delle sinapsi neuromuscolari. Quindi probabilmente non c'è proprio una vera e propria sopravvivenza a livello del corpo del motoneurone, ma stabilizza la formazione di placche neuromuscolari che a sua volta induce la sopravvivenza del motoneurone stesso. Queste sono anche ricostruzioni delle sinapsi neuromuscolari utilizzando animali geneticamente modificati in cui tutti gli assoni sono verdi, fluorescenti, perché esprimono la GFP sotto il controllo di un promotore neurono specifico e si è visto chiaramente che somministrando il VEGF il contatto tra neurone e placca muscolare, che qua è colorata con la bungarotossina rossa, che è la tossina che blocca le giunzioni neuromuscolari, si può utilizzare anche per evidenziare le giunzioni neuromuscolari, quindi la placca del muscolo che sta a contatto col neurone, e il VEGF stabilizza questa struttura. Per cui diverse company in Belgio stanno sperimentando la somministrazione di VEGF non come vettore virale ma come proteina ricombinante in pazienti con la SLA. E che ora è? Ok, c'è stato un tentativo di terapia a base di cellule per la SLA che all'inizio anche questo studio qua era stato accolto con un entusiasmo galattico perché topi paralizzati avevano ripreso a camminare dopo la somministrazione di cellule derivate da cellule staminali germinali, anche di queste parlerete tra poco con il professor Giacca, da cui sono stati selezionati i precursori neuronali con due marcatori che sono la nestina e l'enolasi neuronospecifica, sono due marcatori delle cellule neuronali iniettate nel liquido spinale e questi topi da paralizzati sono praticamente resuscitati. Questo studio non è mai stato riprodotto, e però invece quello che è andato avanti è un altro approccio da quando si sono coltivate le cellule staminali neurali. L'idea di nuovo è quello di derivare motoneuroni da queste cellule, per cui è in corso uno studio clinico multicentrico negli Stati Uniti alla Emory University che valuterà la capacità di questo tessuto, quindi cellule derivate da cellule staminali neurali umane fetali, di migliorare la prognosi di pazienti con ALS severa. Questi sono i risultati di primo step della sperimentazione in 12 pazienti in cui c'è una parvenza di efficacia. E l'ultimo concetto con cui vi vorrei lasciare sul sistema nervoso è che in realtà se vogliamo fare la somma di tutto quello che vi ho raccontato è che niente funziona ancora, né di terapia genica né a base di cellule staminali. Mentre in parallelo sono nate un sacco di cliniche private, se vi ricordate anche il caso Stamina pochi anni fa, ma diverse cliniche private in tutto il mondo che promettono miracoli iniettando cellule staminali, soprattutto per le malattie neurodegenerative. Si è creato addirittura un fenomeno che è il turismo delle staminali, cioè famiglie intere che si spostano per andarsi a curare in queste cliniche private che
nella maggior parte, addirittura ci sono anche studi che dimostrano chiaramente che queste cellule, se non caratterizzate bene, impiantate, sono tumorigeniche, sono cellule staminali. Di nuovo ne parlerete tra un po', ma il grosso problema di questi approcci, soprattutto derivate da cellule staminali embrionali, è che possono causare tumori, anzi è molto facile che causino tumori se ne rimane soltanto una. A discapito di questo e di una letteratura scientifica che è molto cauta nel pensare che possano essere utili allo stato attuale, lo saranno tra 30 anni, ma al momento non c'è nessuna evidenza che le cellule staminali servono a curare nessun tipo di malattia neurodegenerativa. Sono cresciute queste company che reclutano pazienti un po' da tutto il mondo. E, in alcuni casi sono state chiaramente dimostrate delle esperienze fraudolente, quindi sono state chiuse. Qua io ho messo una carrellata di articoli, ecco, vedete, cliniche che poi sono state denunciate, chiuse, chiesti risarcimenti. E in Italia invece tutto è stato molto più smooth, se pensate anche appunto al caso Stamina. Il metodo di cui stiamo parlando, che il metodo cosiddetto metodo Stamina, ve lo faccio ascoltare, ma è una frode in maniera molto chiara. Perché? Perché la domanda di brevetto fatta da Stamina attraverso Vannoni e l'altro inventore contiene le immagini di due lavori scientifici russi, piuttosto oscuri tra l'altro, di 6 o 7 anni prima. Se si trova costretto a fotocopiare dei dati presi da altri lavori, vuol dire che nei suoi laboratori non è riuscito a riprodurre neanche quei dati che ha rubato, che ha fotocopiato da quei lavori. Questa è una reale, autentica frode scientifica, dimostra che il metodo Stamina non esiste. Perché al di là della truffa già c'è qualcosa che non funziona in quella cura? Tutta la società internazionale delle cellule staminali, del premio Nobel Yamanaka, di Nature, di Embo, dell'EMA, dell'Eurosystem, però sapevamo prima che questa cosa qui non ha neanche un razionale. Perché? Perché le staminali, dire staminale non vuol dire niente oggi. L'unica staminale pluripotente che fa tutti quanti i tessuti in laboratorio sono le staminali embrionali o le IPS, cioè le indotte di Yamanaka. Le staminali adulte sono staminali che sono già iniziate per i tessuti. Quelle della pelle fanno pelle, quelle del sangue fanno sangue, quelle del midollo osseo, le staminali presenti in chimari midollari. Quelle che vuole usare Stamina, ecco. Esattamente, quelle lì fanno tre cose: cartilagine, osso e il tessuto adiposo del midollo. Punto. Se fossero pluripotenti, non lo sono fortunatamente per i pazienti, sarebbero pericolosissime. Perché una delle caratteristiche delle cellule pluripotenti è proprio quella di fare tumori. Invece Vannoni vuole che si trasformino in cellule nervose. Sì, che non è possibile, soprattutto non è possibile né in 2 ore, come dice lui, che è una cosa fantastica dal punto di vista biologico, trasformare una cellula, ad esempio, chiamare un neurone in 2 ore è grandioso proprio, ma neanche in 2 mesi, neanche in 6 mesi. Quindi non c'è neanche il razionale per questo, tant'è vero che dove sono i pazienti curati? Non mi vorrà dire che sono, diciamo, quello che abbiamo visto alle Iene, per piacere. Cioè, noi sono stato invitato all'incontro annuale delle famiglie SMA, c'erano i medici dei gemelli, dei medici dei bambini Gesù che si occupano da molto tempo dei bambini SMA, hanno dato una serie di spiegazioni per questi piccoli movimenti che vengono visti in questi bambini. Possono essere legati all'effetto placebo, alla stimolazione particolare di questi bambini, a un andamento un po' altalenante della patologia, ma non è che ci sono dei pazienti curati. Dunque lei pensa che sia una speculazione sulla disperazione? Assolutamente, e questo è quello che a me sconcerta di più. Al di là di tutti gli interessi economici che sono dietro, perché non dimentichiamoci che la Stamina è connessa con la Medestea, Medestea è una SPA, che quindi ha come scopo il lucro. A prescindere da tutte queste considerazioni economiche o scientifiche, che sono quelle scientifiche che sono le più imbarazzanti, a me quello che sconcerta di più è la totale mancanza di rispetto che si ha nei confronti di questi bambini, di questi pazienti. Sono pazienti indifesi, che io comprendo, perché qualsiasi cosa gli venga detta loro hanno la speranza, ma questa è una illusione più che una speranza. Cosa vorrebbe dire al ministro Lorenzin, che ha approvato una sperimentazione da 3 milioni di euro? Fino adesso ha fatto un buon lavoro, però non dimentichiamoci che noi stavamo uscendo da un decreto Balduzzi che deregolava completamente queste terapie, per cui ha cercato di porre rimedio, e a fronte di una campagna mediatica in cui illustri esperti di cellule staminali, ce
personaggio come Vannoni che della comunicazione persuasiva e la sua reale competenza. È psicologo? No, gli psicologi sono ribellati, lui lavora in lettere, non so, un imbonitore, non lo so io. Sulla base di tutto questo si è trovata il ministero a dover finanziare, un pochino come successo con il caso di Bella, a dover finanziare una sperimentazione, era una cosa che sembrava fino a poco tempo fa essere l'unica cosa da fare. Adesso però no, nella evidenza che tutto il mondo dice che non ci può neanche essere una terapia di quelle 8.000 patologie, lei si rende conto, un singolo farmaco, una singola cellula somatica che cura 8.000 patologie diverse. Ecco, Michele De Luca invece era nella commissione contro Stamina e lui è uno dei pochi al mondo che fa veramente medicina rigenerativa. E non so se ve ne parlerà Giacca oggi, altrimenti ve ne parlo io, è l'ultima lezione quando parliamo di tissue engineering. Da poco ha chiaramente dimostrato che è possibile ingegnerizzare la pelle di bambini che hanno malattie genetiche gravi della pelle, per cui c'è stato il caso di un bambino che stava morendo per l'epidermolisi bollosa e quello che lui è riuscito a fare è prendere le cellule staminali della pelle che effettivamente servono per fare pelle, espanderle in coltura al punto di ricreare a pezzi però tutta la pelle che serviva per ricoprire queste lesioni del bambino e con un retrovirus ingegnerizzare le cellule staminali trapiantate trasferendo il gene mancante e questo bambino è guarito. Quindi è stato pubblicato su Nature qualche settimana fa, sicuramente vi mostriamo il lavoro in sé, ma questa ecco è una delle persone che ha capito e conosce perfettamente la vera biologia delle cellule staminali, per cui cellule staminali servono oggi, ma per fare l'organo da cui le preleviamo. Questo concetto, di questo concetto ne parlerete anche con Mauro Giacca tra poco.